E ragazzi, questo è il backstage della prova infotainment della Ford Fiesta nuova, che tra l'altro è molto smart come infotainment. Lui è Luca Catasta, è un bravissimo videomaker. Sì, videomaker. E là in fondo la nostra attrezzatura. Presentati. Ciao, sono Antonio. E siamo contro luce. Adesso la luce è giusta. Che stabilizzatore. E che attrezzatura usiamo? La GH4. GH5. Sai che io mi trovo male col fuoco con quella macchina lì? Tu? Sono io che non sono capace di usarla. Aspetta, stai lì che ti faccio uno zoom, vediamo un po'. Vai. Zoom massimo, fotobombing. Posizione. Tra l'altro sto camminando e per valutare la stabilizzazione video. Sto girando a 1080p, 60 frame per secondo. Si vede che Luca è un perfezionista, non gli andava bene la posizione, la sta spostando. Tra l'altro, inquadratura con camera posteriore, mentre mi muovo alla selfie, così voglio vedere come mette a fuoco. Sono andata all'ombra. Sto rifacendo la prova perché prima con l'inquadratura era andata fuori sync la voce con l'audio, almeno questo era quello che mi era parso rivedendo il video, e allora sto camminando al contrario. No, non per fare rewind, giusto per aiuto, mi stavo andando addosso, giusto per vedere se sono in sync. E mentre loro fanno un po' di statiche alla macchina, oggi mi va di lusso la troupe, non sempre così, molto spesso i video ce li facciamo noi, io sto camminando selfie mode per vedere se questo pixel mette a fuoco il mio faccione e come stabilizza in una delle posizioni, delle modalità più usate nel mondo contemporaneo. Che vaccata. Spostati, c'ho l'ape che mi insegue, porca miseria. Dai, vediamo se riesco a riprenderla. Macro. Eccola, è ancora qua. Provo lo slow motion. Siamo vicino alle Linate, si sente, sta passando un aereo, ma voglio provare i microfoni e soprattutto, visto che ho una ST-Line e devo provare lo slow motion a 240 frame per secondo, faccio la sgumma. E questa è la fase della ripresa in macchina. Guardate come siamo combinati. Camera anteriore. E poi, come ogni lavoro che si rispetti, finisce a traduce vino. Anzi no, forse da rosticini qua. Beh raga, già il fatto che ci sia pane con l'olio, tanta roba. E siamo in Abruzzo. No ragazzi, questa cosa è una droga. E Chiara, mi spiace, questa volta non ci sei e ti sei perso un gran pranzo abruzzese. Sgocciola olio ed è caldo. Arrosticini miei, grazie. Wow, che belli. È una brocca. Ma c'è qualcosa dentro? Così vediamo la ripresa al buio. Ci sono. No vabbè ragazzi, ho mangiato veramente bene. Qua ci devo portare Chiara e poi raccontarvelo. Ma adesso vediamo se riesce a mettere a fuoco se faccio così. E poi faccio così. E poi, visto che il pranzo non era leggerissimo, mi sa che vado a dormire. No, devo girare la recensione di questo pixel. Vai, in ufficio. Ciao.